intanto un bellissimo evento qui al Fiorentina Store con 4 giocatori viola, perché si parla tanto di mercato, ma fra 40 ore si scende in campo contro il Chievo. Sì, pensiamo al Chievo piuttosto che al mercato. Un evento importante della società qui ai Gigli, con 4 giocatori rappresentativi della Fiorentina, quindi ogni anno giustamente bisogna presenziare a questi eventi anche per giustamente contattare con i tifosi, che soprattutto dopo una vittoria importante contro la Juve credo siano tutti felici e contenti, quindi è la settimana giusta anche per fare questo evento. Adesso è passato un po' di tempo, che bilancio può stilare di questi primi giorni dal nuovo dirigente della Fiorentina? Ah, positivo, perché migliore esordio non ci poteva essere, almeno da parte mia, un'accoglienza favolosa personale con la curva Fiesole, non solo, ma anche con tutto il pubblico fiorentino, quindi diciamo ha combaciato tutto in modo positivo per me. E poi alla fine anche per la Fiorentina, perché ha ottenuto un risultato importante e di buon auspicio per il proseguo del campionato. Giancarlo, secondo te la vittoria contro una domanda presentare come un po' può rappresentare una svolta per la Fiorentina? Ma siamo ancora su tutte e tre i fronti, quindi è quello che è importante. C'è la competizione Europa League, c'è la Coppa Italia, che è abbastanza tra breve tempo, c'è il campionato che per noi si è abbastanza riaperto per l'eventuale qualificazione in Europa League, quindi ci sono buone possibilità per fare questi ultimi 5 mesi, 6 mesi in modo positivo. Vedere da vicino un giocatore come Federico Chiesa, anche lei che ha la possibilità di seguire gli allenamenti del centro sportivo, che effetto le fa? Ha davvero le stigmate del campione questo ragazzo? Assomiglia molto al padre, sono contento di questo perché chiaramente io conosco più il padre, però è un ragazzo che sta facendo bene, un ragazzo, un giocatore moderno di questi tempi, quindi sicuramente un patrimonio della Fiorentina che man mano che crescerà renderà molto molto di più, però già da adesso sta rendendo molto. Bernardeschi può ripercorrere la sua carriera a Firenze? Questo è difficile perché sono altri tempi, altri periodi. Sicuramente non so se potrà rimanere 15 anni alla Fiorentina, io glielo auguro come ce l'auguriamo tutti, però credo che sia un po' più difficile del periodo in cui ho giocato io. Ci sono troppe sirene che chiaramente vogliono i migliori giocatori, quindi è più difficile poter rimanere tanti anni nella stessa squadra. Grazie davvero.